Il giudizio finale è già in atto nel corso della nostra esistenza. Lo ha ricordato Papa Francesco questa mattina nel corso della catechesi dell'udienza generale agli oltre 80.000 fedeli presenti in Piazza San Pietro, proseguendo le riflessioni sulla professione di fede. Parlando dell'affermazione «credo la vita eterna», il Pontefice ha sottolineato che il giudizio è pronunciato in ogni istante della vita, se accogliamo con fede la salvezza di Cristo, oppure se restiamo increduli, chiudendoci in noi stessi. Ma se noi ci chiudiamo noi stessi all'amore di Gesù, siamo noi stessi chi ci condanniamo. Siamo condannati dai noi stessi. La salvezza è aprirsi a Gesù e Lui ci salva. E se siamo peccatori, tutti ne siamo, tutti. E chiediamo perdono e andiamo con la voglia di essere buoni, il Signore ci perdona. Ma per questo dobbiamo aprirci all'amore di Gesù, che è più forte di tutte le altre cose. Dobbiamo quindi pensare al giudizio non con paura o con titubanza, ma con attesa e profonda gioia, come al momento in cui verremo giudicati finalmente pronti per essere rivestiti della gloria di Cristo, come di una veste nuziale. Dopo aver salutato i pellegrini di lingua spagnola, Papa Francesco ha letto un messaggio per tutta l'America, che domani, 12 dicembre, celebra la festa della sua patrona, la Madonna di Guadalupe. L'apparizione dell'immagine della Vergine nel mantello di Juan Diego, ha detto il Papa, era un segno profetico di un abbraccio, l'abbraccio di Maria a tutti gli abitanti delle vaste terre americane, e che oggi devono tenere le braccia aperte come la Vergine, con amore e tenerezza. L'America, ha concluso, è una terra generosa dove popoli diversi possono convivere, in grado di rispettare la vita umana in tutte le sue fasi e di accogliere i migranti così come i poveri e gli emarginati di tutti i tempi.